Buonasera dal TG. Rovigno prende una decisione significativa per i suoi dipendenti pubblici. Il comune ha aumentato del 19% gli stipendi per tutti coloro che ricevono il salario dal bilancio comunale. Una mossa che mira a fronteggiare l'inflazione e l'aumento dei prezzi, assicurando così migliori condizioni di vita per i lavoratori. Il sindaco di Rovigno, Marco Paliaga, ha annunciato a fine luglio questo incremento salariale, spiegando che la decisione è in linea con una recente delibera del governo. Con la nuova delibera, la base per il calcolo degli stipendi passa da 630 a 750 euro. Si tratta di una delibera portata sulla traccia di quella del governo, che ha concesso l'aumento della base per il calcolo degli stipendi dei sindaci. Si tratta di un elemento importante, in quanto quando parliamo degli stipendi dei fruitori del bilancio della città, in questo caso di Rovigno, sappiamo che lo stipendio del sindaco rappresenta il limite massimo in base al quale vengono calcolati anche gli stipendi degli altri dipendenti. Concretamente, per quel che riguarda la base, essa prima era di 630 euro e adesso con la nuova delibera siamo arrivati a 750 euro. Questa possibilità è stata sfruttata subito, al momento, soprattutto per quel che riguarda l'aumento degli stipendi delle educatrici e degli educatori degli asili della città di Rovigno. Per quel che riguarda l'aumento degli stipendi dei vigili del fuoco della città e di tutti quanti i dipendenti che sono impiegati negli enti e istituzioni cittadini, come anche nell'amministrazione cittadina. Considerando la situazione del mercato del lavoro, dove gli stipendi nell'amministrazione locale sono inferiori rispetto al settore privato, è diventato sempre più difficile trovare personale qualificato. Con questa misura speriamo di rendere più attrattive le posizioni pubbliche e di trattenere i nostri dipendenti migliori, spiega il vice sindaco di Rovigno, David Modrushan. Sicuramente si tratta di un fatto più che positivo per quel che riguarda lo standard dei dipendenti impiegati nel settore pubblico di ingerenza della città, però anche il riflesso sarà positivo per quel che riguarda l'interesse riguardo le possibilità di impiego nel settore pubblico. Con l'aumento degli stipendi, Rovigno mira a migliorare la qualità del servizio pubblico, incentivando la partecipazione ai bandi di concorso e garantendo un futuro migliore per i propri cittadini e dipendenti, conclude Modrushan. La festa galesanese delle Ciocche anche quest'anno ha offerto al pubblico nazionale ed estero tanti contenuti paralleli. Nel servizio che segue, il concorso fotografico e la mostra sul tema che ogni anno arricchiscono l'importante manifestazione. Una volta imboccata la più maestra delle vie dignanesi, arrivare a Galesano è poco più di uno scherzo. La vicinanza tra le due frazioni dello stesso comune è caratteristica. Due località al contempo così contermini ma differenti. Noi siamo diretti nella più piccola Galesano per parlare dei risvolti della festa delle Ciocche. Iniziare il nostro racconto da quella che è la via principale della piccola località del Gallo ci fa subito sentire a casa. Passare da queste parti è sempre un piacere ed è un piacere parlare con la gente del posto, come è pure un piacere soffermarsi dinanzi alla loro arte, poiché è anche per lei che siamo qui. Uno dei risvolti della festa delle Ciocche è anche la mostra dei lavori tipici ed il concorso fotografico sul tema della lumaca. Allora, siamo arrivati all'ottava edizione di questo concorso fotografico Le Ciocche 2024, ma partecipano da tutta la Croazia, dall'Italia, anche certi sono venuti. In totale avevamo 75 foto
da guardare e da decidere poi i vincitori. Così come ogni anno. E se magari credete che per la giuria sia stato facile devolvere i premi in denaro, non è proprio andata in questa maniera, il che la dice lunga sulla qualità degli scatti. Allora, la giuria era composta da 3 membri, dove hanno scelto i primi 3 posti. I primi 3 posti erano anche, hanno un valore di 200 euro, il secondo di 130 e il terzo di 70 euro. Guardate ora questo motivo. Si tratta di uno scatto più unico che raro. Appartiene alla mano ferma del fotografo Dario Dorcic dall'isola di Arbe. Questo è anche il primo premio della giuria. Particolarissime pure le immortalature alla base del secondo e del terzo premio, che sono andati rispettivamente a Liliana Feric e a Marco Buntic. Complimenti a tutti. Dopo le ciocche però è di scena la mostra pittorica. Tanto colore e tecniche varie, è una raffigurazione del paesaggio agreste, ma non solo agreste. Solo chi sente la propria terra ed è in grado di interpretarla è capace di donarci tali dipinti. E dalla campagna all'azzurro del mare, quello al quale questi autori locali hanno voluto renderci partecipi, è un mondo completo, eclettico e soprattutto allegro, tipico e tanto colorato. Tra tutto questo colore però non ci si è scordati nemmeno delle tecniche in bianco e nero, forse un tuffo in un cromatismo del passato che a Gallesano ritrova forza e soprattutto bellezza espressiva. Dominano i temi locali tra una piccola miriade di tecniche e di personali visioni che negli occhi del visitatore raggiungono nuove dimensioni. Un bravo a questi artisti. Artisti che hanno rispecchiato vita, paesaggio, arte e tradizioni del luogo. Sembrano semplici parole le nostre, la loro invece una grande arte. Andiamo a fare la conoscenza con una di loro e con la sua tecnica ad olio. È una tecnica abbastanza che va preparata a lungo. E si prepara il fondo, si deve aspettare un paio di giorni, anche una settimana, che si asciughi per poter procedere poi con la procedura che segue per andare avanti per terminare il quadro. Un grazie a mamma Chiara e un grazie pure alla piccola Ellis per averci donato assieme un po' del loro tempo. Un tempo che in queste piccole opere d'arte sembra essersi fermato, un po' come nella stessa piccola Gallesano. Terra delle ciocche, ma terra anche di gente e tradizioni. Terra che ha fatto del suo passato un vanto da tramandare. Recentemente è stato presentato per la prima volta il nuovo libro di Peter Fechir, Samodošli, sulla terrazza estiva del centro multimediale a Fasana. È un libro di racconti sull'integrazione dei bambini rifugiati dello scrittore e assistente sociale croato-svedese Peter Fechir, pubblicato in questi giorni dall'Istituto di Studi per il Giornalismo, la Cultura e l'Educazione, un'associazione di Goran Gazdek, ex giornalista di Virovitica. È orgoglioso del libro. La recensione del libro è eccezionale. Il libro è specifico e descrive esattamente la realtà odierna delle migrazioni, di queste persone che fuggono da vari incidenti e che non vengono accolte adeguatamente da nessuna parte. In quella sfortuna sperimentano ancora un'altra ingiustizia e una maggiore disgrazia. Nel libro ha descritto tutto molto bene attraverso una serie di illustrazioni e attraverso una serie di interviste che ha fatto con i rifugiati sia qui che in Svezia.
Fehir, che ha trascorso gran parte della sua vita lavorativa nella città svedese di Lund, lavorando come assistente sociale, ha scritto 4 storie sui bambini rifugiati con cui ha lavorato. È molto confuso, proprio come noi, che non capiamo. E noi stessi eravamo questi sfollati in tutta l'Europa e ci hanno accolto ovunque, nella nostra sfortuna che abbiamo vissuto non molto tempo fa. La storia del libro è molto toccante. Non l'ho letto tutto, ma la parte che ho letto è molto ben illustrata e tocca ogni persona. Il libro Samodošli sarà acquistabile nelle librerie al prezzo di 15 euro. Alla promozione c'è stata la donazione volontaria e ognuno ha potuto dare quanto voleva e tutti i libri presenti sono stati acquistati. Il libro sarà distribuito in tutte le librerie croate, ma a quanto mi risulta verrà stampato in edizione ampliata perché questa è solo una piccola parte. Alla promozione era presente anche l'editore, il nostro noto giornalista Goran Gazdek di Virovitica. È stata una bellissima serata, una bella serata culturale sulla nostra terrazza estiva. Dopo la presentazione del libro si è esibito un quartetto jazz, composto da Sonja Dumitrović, Carlos Fagin, Ivan Djajić e Marco 48. Notizie flash, stasera alle 21 presso la sede della comunità degli italiani di Dignano si terrà il concerto dell'amicizia, un evento che celebra la cultura e l'amicizia tra popoli. Protagonisti della serata saranno il coro folk di Picciano e il coro giovanile di Taipei, che offriranno al pubblico un'esperienza musicale unica, unendo tradizioni italiane e taiwanesi. L'evento è organizzato da FederCori, Federazione Cori Italiani, in collaborazione con l'Unione Italiana e la Comunità degli Italiani di Dignano. Sempre stasera alle 21, presso la platea estiva della Comunità degli Italiani di Rovigno, si terrà l'evento Le seconde giornate di Vlado Benussi, serate Le Perle. In programma un imperdibile concerto del gruppo Vaia Condinos, che promette di regalare al pubblico una serata di musica e intrattenimento di alta qualità. La sala VIP del club calcistico Istra Jedan Devet Šest Jedan era piena di ospiti VIP. Stiamo parlando delle leggende del club che in questa occasione hanno ricevuto anche i biglietti d'onore. La storia del calcio di Pola è piena di alti e bassi e proprio queste persone hanno preso parte a quegli eventi, ha sottolineato Anton Perzan, membro del consiglio direttivo del club calcistico Istria 1961, su cui iniziativa si sono riuniti ieri a Pola le persone che hanno creato la storia del calcio di Pola nella sala VIP dell'unica squadra istriana della prima lega calcistica. Ora viviamo in tempi nuovi in cui il mondo intorno a noi è cambiato, il calcio è cambiato e anche i partecipanti a questi eventi sono cambiati. Per questo è importante che almeno una volta all'anno si riuniscano quei calciatori di un tempo che ci hanno fatto gioire e che sono stati i nostri modelli per condividere le loro esperienze e i momenti che hanno vissuto. In occasione di questo evento sono stati consegnati agli ex calciatori veterani del calcio polese gli abbonamenti onorari annuali per assistere alle partite del club calcistico Istria 1961. L'obiettivo è stato quello di organizzare, all'inizio della stagione, un incontro per coloro che, secondo i nostri criteri, meritano questo riconoscimento. Questi includono i giocatori più anziani, che hanno giocato fin dalla fondazione del club nel 1961 fino alla retrocessione della seconda Lega Ovest nel 1967, nonché coloro che fino al 2000 hanno disputato almeno 100 partite ufficiali. Durante l'evento Perzan, che non manca mai una partita della squadra di casa, ha sottolineato l'importanza di onorare questi veterani. Non ricordo davvero di non essere mai stato a Pola dal mio 7° anno in poi senza vedere le partite del club calcistico Istria 1961. Non ricordo, penso che anche quando ero ammalato, mi ricordo che uscivo dal letto, nonostante il freddo, e poi a casa mi aspettavano le botte. Ma non ricordo mai
che l'Istria abbia giocato una partita a Pola e che io non ci fossi presente, quindi fin dai miei 6 o 7 anni. A nome del club, un membro del consiglio di amministrazione dei Verde Gialli ha salutato i presenti, esprimendo la soddisfazione di vedere riuniti tanti giocatori che, con il loro impegno e dedizione, hanno contribuito a scrivere la storia del club. E grazie a loro siamo dove siamo oggi. Quindi il minimo che possiamo fare per loro è invitarli, passare un po' di tempo insieme e offrire loro un abbonamento annuale per continuare a seguire il futuro del club e vedere come costruiremo su tutto quello che hanno fatto loro in passato. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione, a domani.